Ieri, giovedì 14 dicembre, ha preso il via al Fasano il SAFITER, il Film Festival Internazionale Salento Finibus Terre. L'appuntamento inaugurale si è svolto al Cinema Teatro Kennedy di Fasano e ha visto tra gli ospiti l'attore napoletano Nando Paone, premiato come miglior attore nella sezione Corti Puglia, il regista del film Lo Sposo Indeciso, Giorgio Amato, e gli attori Gianmarco Tognazzi e Giulia Gualano. Con il SAFITER questa prima serata verrà proiettato il film Lo Sposo Indeciso, una visione moderna dell'archetipo del matrimonio? Anche forse, sicuramente è un gioco sul paradosso, è un film a cui io sono molto legato, anche perché con Giorgio Amato avevamo fatto un altro film al quale tengo moltissimo, che era Il Ministro, e Giorgio ha questa capacità di scrivere delle storie che sono molto allettanti per un attore. Questo è un film che può ricordare in chiave diversa un po' quelle storie che raccontava Ferreri, dove spesso mio padre era protagonista, perché è un film che è una commedia ma allo stesso tempo vira anche verso un dramma, ed è appunto il paradosso di che scelta fare nella vita, ecco. Dopo la pandemia il cinema ha avuto un piccolo declino, ma negli ultimi 2 anni ha avuto questo exploit e finalmente si torna tutti al cinema. Speriamo, è un trend che finalmente è in risalita, quindi speriamo, io parlo da regista, spero che finalmente il pubblico torni ad affollare le sale come è stato prima della pandemia, ecco. Il film Lo Sposo Indeciso racconta in maniera surreale la vita di coppia odierna. Sì, diciamo che ho provato a raccontare questo matrimonio improbabile tra questo filosofo di fama internazionale che perde la testa per la ragazza che fa le pulizie nell'ufficio dove lui insegna, e vanno a sposarsi senza sapere che su di loro incombe una maledizione abbastanza inquietante. E ho provato a raccontare questi due mondi così lontani che provano a convolare a nozze. La rassegna internazionale nata in Puglia per volere di Romeo Conte segna quest'anno l'importante traguardo della 20ª edizione. Madrina della serata, la presidente della S. Ignazia, Laura De Mola. Beh, devo dire che siamo alla 20ª edizione, quindi un traguardo importantissimo, anche se devo dire onore al merito di Romeo Conte, perché è di una tenacità fuori dal comune. Io ho seguito questo SAFITER, che come ben sappiamo è un festival di corti da diversi anni, abbiamo superato credo i 15 già, e quindi non potevo non continuare a sostenerlo. Uno, perché ci credo molto, due, perché il cinema finalmente sta recuperando il tempo perso negli anni, quando abbiamo avuto il problema del Covid, non solo, c'era stato uno stop non indifferente. I numeri di quest'anno invece parlano in maniera positiva e quindi siamo ovviamente tutti orgogliosi di questi risultati. E con Romeo Conte questa sera c'è un evento importantissimo, perché abbiamo degli ospiti di eccezione. Io dico sempre, Romeo, fino a quando ci sei tu ci sarà il SAFITER, ci saranno i corti, ma ci saranno anche i film che raccontano una storia con dei protagonisti importanti. Romeo a Fasano ne ha sempre, devo dire, portati diversi, e mai come questa sera, tra cui abbiamo Tognazzi, Nando Paone, quindi nomi di prestigio. Dopo 20 anni il SAFITER continua a inaugurare la propria edizione qui da Fasano. Continua questo connubio che non è solo con la città di Fasano, ma anche con Laura De Mola. Sì, continua e continuerà finché Dio ci darà la forza. È chiaro che cerchiamo di condividere questo evento con altre forze dal punto di vista economico e logistico, ma non so, qui a Fasano ci sono dei fronti strani che fanno parte di qualcosa che non mi appartiene. Io faccio cinema e voglio continuare a fare cinema. Sono stato fortunato a incontrare Laura De Mola, che ormai da anni, da quando non è più al governo di questa città, ci sostiene anno per anno. Quella famosa storia che ho raccontato della bandiera, perché se molli un posto non lo ritrovi più. Il progetto del festival, ho accolto il suggerimento di Laura, l'anno prossimo faremo i mattinè e probabilmente dedicheremo di più ai giovani questo nostro evento, e la sera magari proiettare dei lungometraggi come stiamo facendo questa sera.
qual è lo stato attuale del cinema italiano? Lo stato attuale del cinema italiano lo vedo molto buono, perché le sale si riempiono con il nostro cinema, quello italiano, dove io lo sostengo, con cinema di grande qualità. Penso al film della Cortellesi, al film di Edoardo De Angelis, Il Comandante, Io Capitano, e il film ora di della come si chiama l'attrice? La Chimera. Insomma, tanti autori che lentamente vengono fuori, e non soltanto i soliti stereotipi che veramente non ci portano da nessuna parte. Il Festival del Cortometraggio continua a San Severo il 16, 17 e 18 dicembre.